Professor Morrone, qui oramai si ragiona soltanto di riaprire. Piovono numeri perché si dice il 18 di aprile, ma no, il 4 maggio, no, il 4 maggio no, forse il 16 maggio. Ora, la domanda che le faccio io è: possiamo pensare di riaprire mentre abbiamo una media di 600 morti al giorno e si può parlare di una riapertura scientificamente corretta, date queste condizioni? No, intanto prima abbiamo detto quelli sono numeri, ma prima Perché poi c'è pure tutto il sommerso, parlavate diciamo. di, non è una casistica clinica, sono persone. Noi non Già. possiamo accettare ancora 600 morti ogni giorno di persone, che siano anziani o giovani, è poco importante, però non possiamo accettare questo. Accettare la morte dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari è inaccettabile. L'unico punto, secondo me, molto importante è il numero ridotto di persone costrette alla terapia intensiva o in rianimazione. Quello è il numero più bello che io ogni volta leggo quando noi diamo questi numeri. Perché ci dice che anche per chi si ammala ci sono diverse garanzie, no? Sei Esatto. accudito in un altro modo, hai la possibilità di essere curato, che è una possibilità che ad un certo punto sembrava venire meno, no? In quelle fasi possiamo sperimentare tutti i farmaci, sono stati già accettati dall'AIFA come farmaci da sperimentare, ovviamente in terapia intensiva fondamentale rimane Dopodiché io non la voglio l'ossigenazione. tirare dentro la No. questione politica, però voglio sapere se scientificamente è ipotizzabile e corretto pensare ad una riapertura con questi Si numeri. può pensare di programmare, in questo momento non possiamo riaprire, mi pare evidente, assolutamente dal punto di vista scientifico il tema non è riaprire, il tema è ridurre ulteriormente i numeri, Cioè, che quei sono numeri non sono persone che ancora muoiono, accettabili e no. certamente non ci fanno pensare a Inaccettabile, riaprire oggi. Giurlo, inaccettabile. invece, a lei chiedo la questione politica e voglio sapere.